Di giochi particolari, allora se vi cito videogiochi prodotti in Unione Sovietica, qual è il primo che vi viene in mente? Scommetto che il 97% di voi, a parte i nerd super esagerati, diranno questo. Ebbene, scavando un po' a fondo nella Produzione videoludica mondiale, ho scoperto che anche in Unione Sovietica c'è stata una produzione videoludica, certo non basta come quella occidentale, però sicuramente interessante. Praticamente questo fu considerato all'epoca come uno dei giochi più popolari degli anni Ottanta e si chiama Kot Ribolov, sarebbe praticamente il gatto pescatore. Ma è un gioco arcade. Allora la storia non c'è. Del resto i videogiochi negli anni Ottanta non ce l'avevano una storia complicata, a meno che non dovate prendervi un titolo per i sistemi Amiga, ovviamente. Allora, vediamo il lato visivo. Allora posso dire che siamo ai livelli quasi di un Amiga 500 sfruttato non in modo esageratamente potente, ma buono, potrei dire. Perché allora gli scenari spaziano da quello che sono riuscito a fare a due. Praticamente un semplice prato con un muretto molto statico, a tetti di un condominio sovietico, innaturale direi, ecco. E niente, praticamente scenari molto fissi, coloratissimi per dare un piccolo tono di allegria, anche se sono molto scarni e poveri. Ci cioè, sono degli arcade degli anni Ottanta, non so in che anno è stato rilasciato, che sicuramente sono molto più vivaci, eh. Poi invece i personaggi, allora lasciate perdere la cazzina iniziale che è veramente imbarazzantissima e comica solo a guardarla. Poi abbiamo nei momenti in cui giochiamo personaggi, diciamo, carini, sì, ho visto di meglio, però non sono proprio da buttare. Siamo ai livelli di personaggi deformi da cartone animato da due soldi per la televisione americana, giuro. Però ho notato che le animazioni, essendo un arcade, non sono male tutto sommato, ok, un po' ripetitive, lo ammetto, però ho visto di peggio. Il gioco fortunatamente va bello veloce e fluido, beh, ovviamente è un gioco talmente semplice e basilare che sarebbe strano se andasse piano, cioè velocemente. Sonoro purtroppo non posso parlarvene perché purtroppo mi è capitato che il gioco non ce l'aveva l'audio, quindi o è nato senza audio oppure è la ROM che non ce l'ha mai avuto eh, l'audio. Invece sulla giocabilità cos'è questo Kot Ribolov? Praticamente All'epoca fu definito come il Mortal Kombat sovietico, ma frenate. Sì, un picchiaduro a incontri con scenario esageratamente grande e personaggi piccoli, è vero. Mi ricorda un pochettino sì il futuro Mortal Kombat, però non è violentissimo. Praticamente i personaggi, che sono soprattutto questo gatto arancio giallino e bianco, che ricorda forse un pochino una versione aberrante di Tom, dal cartone animato Tom e Jerry, che deve picchiare a suon di calci e pugni animali che troverà lungo la sua strada, sono corvi o altri gatti, in diversi scenari. E per quale motivo? Deve raccogliere tutti i vermi che trova per terra che gli servono per pescare i pesci e mangiarseli. Che è scopo veramente banale, ma del resto comunque nei giochi arcade non c'erano degli obiettivi esageratamente interessanti, erano basilari un po' ovunque, però questo devo dire che è un gioco che trasuda comicità a non finire, forse anche involontaria. E posso dire che nel giocare è molto semplice, certo, i controlli non sono perfetti, lo ammetto. Molti di questi sono un po' strani, non rispondono bene, però tenete conto una cosa. Questo è un gioco rilasciato negli anni Ottanta in Unione Sovietica. Già il fatto di aver trovato il videogioco funzionante, anche la Roma è scaricabile, mi lascia veramente stupito. Se volete recuperarlo, non aspettatevi una conversione rilasciata per un computer in Occidente. No, perché questo gioco non è mai uscito fuori dai confini dell'Unione Sovietica. Però, se riuscite a trovare una ROM funzionante, fateci un girettino, ma per farvi due risate.